Il Chieti ottiene la salvezza diretta con due giornate di anticipo. Allo stadio Angelini la squadra di Chianese vince 3-1 con il Termoli, salendo così a quota 43 punti grazie ai gol di Michele Di Prisco, Giovanni Di Renzo e Simone Mancini. La rete di Giovanni Maiorino nel finale serve invece solo a rendere per quanto possibile meno amara la sconfitta dei ragazzi di Raffaele Esposito. Squalificato Giacomo Rossi, l'allenatore neroverde Mauro Chianese si affida in avanti ad Anticoli, supportato da Mercuri, mentre sul fronte opposto Esposito punta su Diop e Dragutinovic. Costretti subito ad inseguire i giallorossi, tentativo di Marino, la difesa rinvia sul destro di Michele Di Prisco, un gol spettacolare per il centrocampista del Chieti, non può nulla se non osservare Raul Lombardo. La rete dell'1-0 è davvero una perla di Michele Di Prisco. Iniziale sciopero del tifo legato a problemi alla biglietteria, interrotto da questo coro dei sostenitori del Chieti rivolto a quelli del Termoli, che rispondono così: a testimonianza dell'amicizia tra le due tifoserie. I ritmi sono blandi, da una parte Massa Wood prova a scuotere il Chieti, dall'altra Dragutinovic cerca di sorprendere, però senza successo, un Francesco Serra poco impegnato in un primo tempo che premia la squadra di Chianese avanti con il minimo sforzo. Nella ripresa però il palo salva Francesco Serra su Lorusso, vicino al gol del pareggio il Termoli, poi bamba, altro tentativo con deviazione quasi impercettibile nel calcio d'angolo del portiere neroverde, ma siamo già sul fronte opposto perché dopo il pericolo scampato arriva il gol, il secondo stagionale per il difensore Giovanni Di Renzo, che ci prende gusto dopo la marcatura che valsa la vittoria nello scontro diretto con il Roma City. Ancora una volta solto la curva Volpi, sempre più nel cuore dei tifosi Di Renzo, un campionato strepitoso per lui. Il Chieti raddoppia ma non si accontenta, c'è spazio anche per il primo gol in campionato per Simone Mancini, quasi una liberazione per lui, autore sempre di gare di grande sacrificio. Arriva dunque pure la firma personale, il 3-0 del Chieti, con il Termoli che sembra ormai aver deposto le armi, con i tifosi giallorossi che chiedono maggiore impegno alla squadra. Qui l'attaccante svizzero di origine serba di testa Milan Bajrak, palla fuori, ma il Termoli sfrutta una delle poche disattenzioni del Chieti per siglare il gol del 3-1 con Giovanni Maiorano, l'ultima volta che i giallorossi erano andati a segno quasi due mesi fa con il Matese. Il triplice fischio di recupero della sezione di Lecce certifica la salvezza del Chieti, esultanza in campo e in tribuna. I giocatori del Termoli invece a colloquio con i propri sostenitori a fine partita. La loro classifica è sempre più complicata, non quella di un Chieti che adesso può già guardare alla prossima stagione. I tifosi chiedono la Serie C per la prossima stagione, la dirigenza ha garantito che proverà ad accontentarli.